Eccoci Buongiorno. qua, buongiorno. Buongiorno. Affrontiamo questo compleanno con l'argomento del giorno, la questione lavoro, no? Ma secondo lei che cosa capiscono i ragazzi più giovani che cercano lavoro di tutto questo dibattito sull'articolo 18, se toglierlo, se lasciarlo? A tutti, insomma, sembra un dibattito un po' ideologico. Io le dico quello che dice mia sorella, che a 25 anni ha lavorato in ingegneria, non riesce a trovare lavoro da 2 anni, ha trovato qualcosa a Mestre, 800 euro al mese, però non le conviene andare da Napoli a Mestre. Ma è un argomento del tutto marginale la questione dell'articolo 18. Qui si comincia dalla coda invece di cominciare dalla testa. Il problema principale è come far ripartire il mondo della piccola e media impresa, che è il 95% del nostro tessuto economico, e come lo si può fare? Aprendo linee di microcredito, abbassando le tasse e soprattutto incentivando i nuovi meccanismi di produzione, le nuove tecnologie. Per esempio, il Movimento 5 Stelle, intorno al 15 ottobre, organizzerà un evento alla Camera sulle stampanti 3D, magari riusciremo a portare proprio le stampanti 3D lì e mostrarle a tutta la politica italiana. È una cosa importantissima, perché oggi in tutto il mondo stanno cambiando anche i meccanismi di produzione e c'è un movimento di ragazzi in giro per tutta l'Italia che, invece di rispondere alla crisi andando via, che è una scelta che purtroppo molti fanno, stanno avviandosi con consorsi, con piccole imprese in questi mondi e stanno negli scantinati, non sono protetti dallo Stato. Allora il futuro del lavoro in Italia è uno Stato che assiste il piccolo imprenditore, è scomparso anche un po' il posto fisso, e in questo mondo, in questo momento, Renzi pensa all'articolo 18. Io capisco che sua sorella non capisca niente, ma anche per noi che siamo addetti ai lavori diventa difficile capire perché una questione che loro stesso dicono che è marginale, perché dicono l'articolo 18 riguarda una parte dei lavoratori, una piccola parte dei lavoratori, diventa la priorità per creare lavoro. Molti dicono dopo Renzi c'è la troica che ci commissaria, quindi Renzi è l'ultima speranza. Io comincio a pensare che Renzi sia il commissario della troica, perché se comincia a smantellare il welfare in questo modo e i diritti dei lavoratori in questo modo, si capisce che non sta pensando agli italiani, ma sta pensando alle regole che gli ha dettato Draghi o la Merkel. Ecco, battute a parte, però sembra un po' complicato, insomma, tenere in vita questo governo. Ci sono difficoltà sia all'interno PD, se all'interno di Forza Italia, proprio sul rapporto tra Renzi e Berlusconi, quindi il rischio anche la stabilità di governo, che resta comunque un rischio se un paese non ha una direzione politica. Ma in questo momento io sinceramente non vedo una prospettiva per il paese finché resterà in piedi questa maggioranza di governo. Renzi è l'ennesima maschera che hanno messo davanti ad una maggioranza che è stata incapace negli ultimi 20 anni di gestire questo paese. Io non voglio assolutamente più pensare che l'unica speranza siano quelle forze politiche che hanno distrutto questo paese, ed è per questo che sono entrato nel Movimento 5 Stelle, mi sono candidato, adesso siamo in Parlamento e stiamo provando, anche con l'evento del Circo Massimo, a parlare di un'altra Italia, un'Italia che passa per nuove tecnologie, che passa per aiuti alle imprese e per il reddito di cittadinanza che hanno in tutta Europa. È chiaro che è difficile tenere in piedi questo governo, però è anche vero che quando si arriva al dunque, noi abbiamo chiesto alla minoranza PD, facciamo cadere questo governo, loro che hanno fatto ieri? Hanno fatto dietro fronte, hanno aperto a Renzi sull'articolo 18. Ora, secondo un ragionamento, se Renzi vuole togliere di mezzo l'articolo 18, non è la minoranza PD che deve aprire a Renzi, ma dovrebbe essere Renzi ad aprire alle richieste della minoranza PD. Cioè è stato un dietro fronte, perché alla fine la poltrona governa e impera su tutte le altre dinamiche politiche. Dice che anche Brunetta, insomma, ha aderito alla vostra proposta. Ma noi abbiamo presentato una richiesta alla Presidente Boldrini in cui si spiegava chiaramente che secondo noi queste riforme costituzionali, che tra l'altro non sono la priorità per il Paese, perché abbiamo 10 milioni di poveri che non mangeranno con le riforme costituzionali. Erano fino a un mese fa, però. No, noi abbiamo sempre detto che in quel momento le riforme costituzionali le stavamo affrontando perché loro le avevano calendarizzate, ma per noi l'abolizione dell'IRAP, il reddito di cittadinanza e l'aumento delle pensioni minime tagliando le pensioni d'oro sono la priorità. Per concludere quel ragionamento abbiamo chiesto alla Presidente di non avviare la riforma e il regolamento della Camera prima che arrivino in aula le riforme costituzionali, perché se non sappiamo che forma di Stato avremo è inutile cambiare il regolamento della Camera. E in quel documento precisavamo che per noi le riforme costituzionali stravolgeranno l'assetto istituzionale mettendolo anche a rischio. Brunetta e, se non sbaglio, un altro componente della Giunta del Regolamento, che è il Presidente Vito, il Presidente della Commissione Difesa, hanno firmato questo documento, quindi esponendosi anche, facendo capire che il disegno del patto del Nazareno non è condiviso neanche da quelli che dovrebbero essere i colonnelli di Berlusconi. Yeah, parliamo di Napoli. Un suo giudizio sulla vicenda dei Magistris. Sappiamo che è stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione, abuso d'ufficio, sappiamo che la pena è sospesa. Rischia però di essere mandato a casa. Secondo lei, in questo caso, dei Magistris cosa dovrebbe fare?
Ma io ho già detto ieri che secondo me doveva e dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità di governare Napoli. I napoletani hanno subito questi anni di governo De Magistris e non vedono l'ora che questo sindaco vada a casa. A questo si aggiunge una condanna in primo grado, anche abbastanza grave, per la quale Luigi De Magistris 2 anni fa avrebbe chiesto le dimissioni del sindaco di Napoli condannato. Quindi da questo punto di vista la coerenza dovrebbe andare in questa direzione. Ma detto questo, io voglio precisare che questi eventi di questi 3 giorni in cui racconteremo i nostri consiglieri regionali, i nostri consiglieri comunali, che cosa hanno fatto all'interno delle istituzioni, i risultati che hanno ottenuto, non è un evento per speculare sui guai di Napoli o della Campania. Noi siamo qui per incoraggiare i cittadini campani ad andare avanti, perché abbiamo fiducia in loro e crediamo che questa regione si possa riprendere grazie soprattutto allo spirito dei cittadini che la abitano. Grazie. Grazie a voi. Buona linea. Grazie a Paolo Chiariello e al vicepresidente della Camera, Luigi